Ciao, Nora. Disturbo? No, figurati. È stata un'impresa arrivare fino a qua. Stanno aggiustando il sentiero. Non ti dico quanti giri ho fatto per riuscire a passare. Come stai? Bene. Dall'espressione non si direbbe. No, forse sono solamente un po' stanco, nient'altro. Vuoi che ti prepari un caffè? Va bene. Hai sempre l'idea giusta al momento giusto. Che cosa carina, ti ringrazio. Sai, sono andata a vedere il locale di cui ci ha parlato Patrizia. Ah, sì? E che te ne è parso? Ma non lo so. È perfetto. Non mi dire. Sì, è in una posizione fantastica. E anche l'affitto mi sembra abbastanza ragionevole. Ah, e com'è? Vabbè, ecco, io non saprei descrivertelo. Non riesco a essere molto obiettiva. Me lo vedo già tutto arredato, tutto allora in ordine. Allora è sicuramente magnifico. Quando firmiamo il contratto? No, Paolo. Prima devi venire a vederlo. Che ne dici se andassimo domani mattina? Benissimo, allora chiamo Patrizia così ci mettiamo d'accordo sull'orario. Sì, stupendo. Sì? Davvero stai bene? Sì. Perché? A me sembri un po' strano. No, sto bene. Guarda che non sei affatto un bravo attore. Che cosa dici? Si vede che non stai bene. Lasciamo perdere. O dovrei forse raccontarti che... No, aspetta, no. Cerca di capire, non voglio ficcare il naso nella tua vita privata. Ma non puoi nemmeno raccontarmi che stai bene quando non è così. Sai, Vera... se n'è andata. Vera? È tornata in Brasile. Ma voi due stavate insieme, se non sbaglio. No. Diciamo che forse c'era qualcosa, però purtroppo è durato poco. All'inizio fra noi c'era molta attrazione. Beh, sai quando si dice che non si è fatti l'una per l'altra, no? Io pensavo che ci fosse qualcosa di serio. Per un momento l'ho pensato anch'io, però non c'è stata abbastanza fiducia e purtroppo è finita. E per questo è tornata in Brasile? No. Vera ha un figlio, sai. Deve stare con lui. Grazie per il caffè, era ottimo. Adesso io vado a chiamare Patrizia, così ci mettiamo d'accordo per domani. Sì. Ah, mi chiudi tu la casa? Sì. Grazie. Sì.